Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione locale di Icaro TG, i titoli principali dell'edizione di oggi. Momenti di paura per i passeggeri di un 7 metri che si è ribaltato nel pomeriggio nelle acque di Riccione. Soccorsi dalla capitaneria stanno tutti bene. Una carambola tra tre auto nella notte sulla Santa Arcangiolese a Poggio Toriana, ferite tre donne, per fortuna nessuna in modo grave. Un immobile in stato di degrado che diventa una risposta a chi è in difficoltà grazie all'impegno di tanti. A Riccione inaugurato l'Emporio Solidale nell'ex sede Tucker. Calcio, a Romeo Neri una sfida tra squadre in cerca di punti per respirare. Dopo tre pari di fila, il Rimini ospita domani la Fermana. Oggi, poco prima delle 15, un'imbarcazione di circa 7 metri con a bordo tre persone è affondata quando si trovava a 500 metri da riva, all'altezza dell'hotel Le Conchiglie, nelle acque di Riccione. Gli occupanti hanno fatto giusto in tempo a indossare i giubbotti di salvataggio prima di finire in acqua. Mentre il natante da diporto naufragava, un passante che dalla riva ha notato la scena ha subito chiamato il 112. Sono stati poi i carabinieri di Riccione ad allertare la capitaneria di porto di Rimini, intervenuta in mare con una motovedetta per soccorrere i tre naufraghi, che sono in buone condizioni di salute, anche se sul posto è comunque intervenuta un'ambulanza del 118, ancora da accertare con esattezza le cause del naufragio. C'è stato uno schianto tremendo nella notte sulla Santa Arcangiolese a Poggio Toriana. Il bilancio è di tre auto completamente distrutte, una delle quali si è cappottata, e tre donne ferite, per fortuna nessuna in modo grave. L'incidente è avvenuto intorno alle 23:30 all'altezza del bar L'Oasi di Poggio. Secondo le prime ricostruzioni, una Toyota Yaris condotta da una 44enne che procedeva in direzione mare avrebbe rallentato e svoltato a sinistra per entrare in un'abitazione. Dalla parte opposta arrivava un Alfa Romeo Mito che non è riuscita a frenare in tempo per evitare il violento impatto. L'Alfa si è cappottata, la Yaris è finita contro una Peugeot 308 condotta da una 50enne che era alle sue spalle. Sul posto quattro ambulanze oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Nuova Feltria che stanno cercando di ricostruire la dinamica. La 44enne e la 50enne sono state trasportate in codice di media gravità all'ospedale Bufalini di Cesena, mentre una 18enne è stata trasportata agli infermi di Rimini. Illeso, nonostante l'urto impressionante, il conducente della Mito. Un momento particolare nell'ambito delle celebrazioni per il 97esimo compleanno di Riccione. Nella sede dell'ex Tucker, nella zona artigianale, sede che dopo le vicende giudiziarie era in stato di abbandono, è stato inaugurato ufficialmente l'Emporio Solidale. La confisca non è ancora definitiva, ma per il grande immobile di Via del Commercio a Riccione, sequestrato nell'ambito dell'inchiesta Tucker, è tempo di nuova vita. Abbandonato il degrado in cui versava solo fino a tre anni fa, è diventata la sede dell'Emporio Solidale, inaugurato oggi grazie all'impegno di tanti. Grazie alle decine e decine di volontari che hanno reso possibile questa cosa qui. Io mi sono prodigato solo da un punto di vista, diciamo, legale, tecnico, che non è poco, perché se non c'era l'adesione da parte dell'amministrazione giudiziaria, dell'autorità giudiziaria, incomodato al comune, l'immobile non... Ecco, fra l'altro, un contratto di comodato che è in scadenza, ma dopo la giornata di oggi non credo che abbia difficoltà io a riferire al giudice la necessità che questo contratto venga prorogato. Farò un'istanza al giudice allegando magari la rassegna stampa o anche le fotografie, dove si farà vedere come è stato giusto credere nel comune di Riccione, che cosa ha fatto il comune di Riccione di questo immobile. La prima cosa in 30 anni di vita della consulta che vi vede tutti insieme uniti tra le associazioni. Certo, eravamo uniti anche prima, però ognuno faceva cose sue, facevano dei progetti e noi magari li finanziavamo con quello che ci passava il comune. Qui invece abbiamo detto, anziché fare tutte queste piccole cose, mettiamoci insieme e facciamo una cosa abbastanza impegnativa ma per tutti. E così è stato, il comune ci ha dato
dato questa possibilità di fare questo emporio e abbiamo lavorato abbastanza bene, mi sa. Siamo contenti. L'emporio aprirà tra una ventina di giorni, gestito dai volontari delle associazioni riccionesi aderenti alla Consulta della Solidarietà. Le famiglie in difficoltà, previo incontro con gli assistenti sociali del comune, potranno fare la spesa con una speciale tessera punti, un piccolo gesto che però ha un grande valore nel percorso di recupero delle autonomie. È veramente la candelina più luminosa, questa che oggi andiamo a spegnere nella torta del compleanno di Riccione, perché è la candelina che appartiene alla città, che si arricchisce da oggi di un punto straordinario, che non è semplicemente un aiuto, ma è l'aggregazione di tutto quello che è il volontariato a Riccione per regalarci un servizio in più che parli alla persona e non semplicemente al bisogno. Questo deve essere il luogo dove riappropriarsi della propria vita grazie a aiuti multipli che possono arrivare non solo dal venire a fare la spesa, quindi comprare prodotti per la propria famiglia o prodotti appunto personali e quindi un aiuto economico, ma anche un aiuto veramente verso la persona per quello che è, per le sue difficoltà. Ieri la Regione ha diffuso i dati sulla copertura vaccinale pediatrica che evidenziano per il territorio riminese un recupero, ma sempre con le percentuali più basse dell'Emilia-Romagna. I dati specifici sulla provincia di Rimini evidenziano ancora una sensibile differenza tra il territorio nord e quello sud e intanto è già tempo di vaccini anti-influenzali. La copertura vaccinale cresce sia per il distretto di Rimini che per quello di Riccione, ma restano differenze di 3-4 punti percentuali a seconda delle singole malattie. Secondo i dati aggiornati al 30 giugno per la polio sulla coorte di nascita 2016, il distretto di Rimini registra il 95,8% di copertura, il 93,3% nel 2018, rispetto al 92,8% del distretto di Riccione, il 90,4% nel 2018. La media del territorio ex ausl di Rimini è il 94,8%, il 92,3% nel 2018. Dati simili per gli altri vaccini obbligatori. Per la difterite il distretto nord è al 95,8%, quello sud al 92,6%. Per il tetano, distretto di Rimini 96 contro 92,6%. Per l'epatite B 95,7% contro 92,3%. Una differenza su cui influisce anche la linea dura adottata dal comune di Rimini contro chi manda i figli a scuola senza vaccini. La soglia raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per garantire la cosiddetta immunità di gregge è il 95%. Intanto lunedì parte la campagna regionale per la vaccinazione antinfluenzale gratuita per gli over 65 e le categorie a rischio. La vaccinazione si effettua negli ambulatori dei medici e dei pediatri di famiglia e dei servizi vaccinali delle aziende ausl. Per la provincia di Rimini sono state acquistate 60.000 dosi. Ancora novità per l'aeroporto Fellini di Rimini. Dalla prossima primavera la Pobeda collegherà Rimini a Mosca con cadenza quotidiana. La compagnia aerea low cost russa al momento collega per 3 giorni a settimana lo scalo riminese. Sul sito della Pobeda sono già prenotabili i voli giornalieri dal 28 marzo fino al 24 ottobre. L'aeroporto è quello di Mosca-Vnukovo. Daniele Cassioli, atleta paralimpico non vedente, pluricampione mondiale di sci nautico, è stato ospite ieri pomeriggio della Scuola Calcio dei Delfini di Rimini, una iniziativa organizzata dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Rimini in collaborazione col Comitato Genitori UICI, sempre di Rimini. Dopo gli appuntamenti della scorsa stagione, l'atleta paralimpico e pluricampione mondiale di sci nautico Daniele Cassioli è tornato alla Dolphins Arena per un pomeriggio di giochi insieme ai giovani della Scuola Calcio Delfini all'insegna dello sport inclusivo. Sono cieco dalla nascita e quindi della mia esperienza lo sport è stata una dei capisaldi. Ho vinto tanti titoli nello sci nautico, tanti titoli mondiali e ho iniziato insomma a cercare di portare i ragazzi non vedenti a fare sport. Attraverso l'Unione Ciechi di Rimini abbiamo contattato anche i Delfini Calcio Rimini, che è una società che si è da subito dimostrata disponibile a aprirci le porte del centro sportivo e anche a, come dire, condividere un'ora di allenamento, un paio d'ore di allenamento insieme. Il senso è, per i ragazzi che ci vedono, proprio di generare in loro la consapevolezza che la vista si può anche non usare e non per forza, diciamo così, la vita diventa difficile, ma oltretutto è anche un po'
po' un modo per dare a loro delle consapevolezze sia emotive, no? Su quanto comunque una persona anche senza vedere possa fare, e anche se vogliamo tecniche, perché l'abilità anche di gestire un pallone senza vederlo è comunque un qualcosa che pur vedendo è importante da saper fare. Nello stesso tempo i nostri ragazzi non vedenti dell'Unione Ciechi di Rimini hanno la possibilità di uscire di casa e di allenarsi insieme a noi, di muoversi, di divertirsi in un contesto normale, e per noi questo è il vero senso dell'integrazione. Ma cosa rimane, ragazzi, di questi allenamenti speciali? Ma è bello, sono forti perché dicono: ah, cavoli, ma allora non vedere è difficile, no? E quindi quando provano a fare qualcosa bendati, all'inizio è proprio la consapevolezza, cioè consapevolizzare in loro che chiaramente non vedere comporta delle difficoltà. Allo stesso tempo però può essere una straordinaria opportunità per scavarci dentro, sia da un punto di vista emotivo, perché quando c'è un problema per superarlo bisogna sempre un po', diciamo così, attingere anche al fondo di noi stessi, e anche da un punto di vista proprio sensoriale, perché la mancanza della vista comunque ti obbliga, diciamo così, a utilizzare meglio gli altri sensi. È straordinario come questi ragazzi si sappiano immedesimare in quello che è diciamo così la vita dei loro colleghi, dei loro coetanei che non vedono. Il senso è proprio quello, che poi se ne incontrano a scuola, per strada o in qualunque situazione della loro vita, un po' sanno già di cosa si parla e sanno magari come aiutarli, e possono dire a loro: guarda che si può fare sport, ci sono tante attività che pur non vedendo si possono fare. Si è spento a 96 anni Mario De Giampietro, nuotatore master con il Garden di Rimini, pluricampione europeo e anche detentore di diversi record come quelli dei 50, 100 e 200 rana. Aveva nuotato fino a 93 anni, per la sua scomparsa, appunto, il cordoglio della polisportiva Garden di Rimini. Siamo al calcio. Terza partita in 8 giorni per il Rimini, reduce da 3 pareggi di fila a Fano col Cesena e a Reggio Emilia. Prima di 2 gare casalinghe consecutive fondamentali in chiave salvezza, alla Romeo Neri arriva la Fermana, allenata dall'ex biancorosso Mauro Antonioli, che ha 9 punti in classifica come il Rimini e che nel turno infrasettimanale ha incassato uno 0-3 per mano della Triestina. In casa biancorossa rientrano dalla squalifica Zamparo e Scappi, squalificato invece Finizio dopo il rosso di mercoledì. Ancora out Cozzari. Si gioca alle 17.30, ascoltiamo la vigilia del tecnico del Rimini Renato Cioffi. Una partita importante, importantissima, come pure per loro. Quindi domani dobbiamo fare qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo fatto adesso. Perché la vittoria manca dalla prima giornata, vuol dire che dobbiamo cercare di fare di più, nonostante le difficoltà, perché comunque anche domani avremo qualche difficoltà nel allestire una formazione. Però questo non ci deve abbattere, dobbiamo cercare di, in tutti i modi, di sfruttare il turno casalingo, che poi ne saranno 2, e cercare il massimo del risultato, perché fare il massimo dei risultati del risultato tra 2 settimane potremmo avere una classifica molto diversa e forse più consona a quello che abbiamo fatto. Determinazione, temperamento, quello che ho visto poi, come abbiamo già detto, dal secondo gol in poi di Reggio, sicuramente noi incontriamo una squadra che non merita quel tipo di classifica, perché secondo me negli uomini è una squadra importante, ha dei giocatori che da tempo sono in categoria, una squadra tignosa, e non sarà una partita semplice. E quindi, siccome noi ci giochiamo molto, dobbiamo essere molto freddi con la testa e, come ho detto l'altra volta, molto caldi con i piedi, perché solo così dobbiamo essere razionali, stare sempre bene in mezzo al campo, e quando abbiamo l'opportunità di ammazzare l'avversario. Noi invece abbiamo questi acciaccati che, come hai detto, Ferrani, Arlotti, lo stesso Kenneth, che non sono al 100%. Quindi dobbiamo valutare anche il loro inserimento dall'inizio oppure durante la partita. Purtroppo il nostro campo non ci permette di fare certe cose. Ci dobbiamo adattare, non ci dobbiamo piangere addosso, però se mi fate la domanda, il terreno di gioco del nostro campo com'è? Non è adatto per giocare a calcio.
Parte questa sera alle 20.35 su Icaro TV l'appuntamento con Tic Vagli, Intrecci della Speranza, storie che arrivano dalle emittenti di tutta Italia per raccontare appunto delle belle esperienze, esperienze di speranza. Le storie di questa sera, gli abitanti di due località liguri, unite da un rapporto nato durante la Grande Guerra, si sono ritrovati per promuovere il tappeto della pace. A Prato una sfilata per celebrare le donne, con particolare attenzione a quelle che si trovano in difficoltà. A Rimini un laboratorio di pittura creativa che ha avuto come frutto l'inclusione, e ancora un pellegrinaggio in treno da Pietrelcina ad Assisi nel segno della rinascita. Vediamo un'anticipazione. È un intreccio di storie quello che lega la comunità di Farnocchia nel comune di Stazzema in Toscana a Trigoso, frazione del comune di Sestri Levante. Sullo sfondo la Seconda Guerra Mondiale e la lunga scia di distruzione e di povertà lasciata dal conflitto. In cerca di nuova speranza e di lavoro, una delegazione di farnocchini nell'immediato dopoguerra raggiunse la città dei Due Mari per mettere a disposizione la propria abilità di minatori al servizio della costruzione di un nuovo tratto di ferrovia. Un messaggio della donna che affronta, della donna che lotta, della donna che c'è e che merita di essere rispettata per quello che è, in qualsiasi condizione essa sia. Questo il messaggio che arriva da Party Girl, la performance che ha visto sfilare 35 donne al Museo del Tessuto di Prato. A finire in passerella la figura femminile a 360 gradi, con le protagoniste che hanno portato sotto i riflettori il loro vissuto. Modelle speciali con storie di violenza, abusi, malattie, maternità difficili e situazioni lavorative complicate. Storie di fiori e giardini sono quelle che raccontano i piccoli quadri e i vasi realizzati da 7 ragazzi della cooperativa sociale New Horizon di Rimini. Durante l'estate, grazie alla disponibilità dell'artista Cristina Brolli, hanno preso tra le mani pennelli e colori e si sono lasciati ispirare dal luogo che li ospitava, il vivaio Punto Verde, anch'esso gestito da una cooperativa sociale in una vecchia stazione ferroviaria della linea Rimini-San Marino. Non l'avevo mai fatto, un laboratorio con adulti e con disabilità. Non posso dire che non avevo paura, e timore c'era e le difficoltà ci sono state anche. Che cosa vogliamo dire? Le istituzioni che cosa vogliono dire con questo viaggio? Vogliono dire che se si collabora tra comunità su progetti di rilancio e di valorizzazione di questi territori, possiamo invertire la tendenza e dare delle prospettive. Però bisogna farlo tutti insieme, con una grande sinergia, con una grande capacità di collaborazione. Può essere che venga fuori anche un'idea di presentare dei progetti insieme, multiregionali, al governo nazionale, finalizzato proprio al rilancio delle aree interne. Questo è un po' il significato di questo viaggio. E riparte anche un'altra produzione del gruppo Icaro, quella che racconta le storie di Meet Generation. La domenica alle 19.30 e replica il martedì alle 20.30. La vita è fatta di incontri. Alcuni di questi sono diversi dagli altri. Su Icaro TV tornano le storie di incontro tra giovani italiani e stranieri. La scuola, il lavoro, la famiglia, le passioni. 12 nuovi racconti in giro per l'Italia. Meet Generation. Incontri di quotidiana cittadinanza. Nuova serie. Siamo arrivati in conclusione. Vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito dalla redazione e l'augurio di una buona domenica.